Eccoci qua, giallo per Yuto Nagatomo. È il secondo. Rosso per Nagatomo. È il secondo, ho fatto un'ingenuità incredibile. Io dico una cosa, ma si può fare un fallo di mano del genere? Io non ho parole. A 70 metri dalla porta verrebbe arrestato Nagatomo. Aver fatto un fallo. È veramente un fallo. C'ha poco da protestare, sia Stramaccioni che Nagatomo. Nagatomo ha fatto un fallo di mano e per il com'è il regolamento adesso. No, oltretutto si è visto nettamente che secondo c'è voluto andare. Giallo e cartellino rosso. Beh, glielo devi dire all'arbitro. Mano netta, senza discussione. Perché vedi, senza discussione davvero. Incontro. E chi dico, ecco, io dico, qui è la questione proprio di cui quoziente intelligenza. Perché cosa diceva Giorgio, te che leggi il labiale? È fallo, diceva Allegri, è fallo, è rosso. È Nagatomo è clamoroso. L'ingenuità così è clamoroso. Era avambraccio, Sì, sì, no, è fallo senza ombra di dubbi. E chi, adesso l'Inter, uno che non vede la partita. Qualcuno espulso dalla panchina dell'Inter, non si sa chi sia. Forse so Baresi. Il massaggiatore o qualcuno. Lo espelle addirittura il guardaline, il massaggiatore. Sì, sta succedendo di tutto. Fra parterre e panchina di San Siro sta succedendo. Adesso di diventa un bel derby. Pensa te cosa ha combinato questo Nagatomo. Ragazzi. L'Inter aveva trovato il modo di tornare a giocare in parità numerica. Era di nuovo in priorità. Era tornato in 11 con l'uscita di Coutinho, ora sono di nuovo in 10. Ma si sta ridisegnando, probabilmente farà una sorta di 3-5. 1 o 4-4-1 chi potrebbe mettere? No, nessuno. Però attenzione, perché questa partita può costare carissima ad Allegri, perché se perde il derby giocando tutto un tempo in 11 contro 10 ha perfettamente ragione. Questo può cambiare in un senso o nell'altro il campionato del Milan. Addio Bonera. Ha fatto male Bonera, sì. Addio Bonera. Anche perché c'è Acerbi, no? Diciamo in questa partita è chiaro che insomma con l'Inter che era a 12 punti prima della partita, il Milan a 7, e il Milan è quello che aveva tutto da perdere, perché il Milan che perde anche il derby resta staccato parecchio. E quindi se ora in 11 non riescono a fare qualcosa nel secondo tempo. Per Allegri suona amaro, insomma non dico suona amaro. Eccolo il cambio, Pino, esce Bonera che non ce la fa, ma non credo che sia un problema di infortunio, credo che abbiamo avuto un problema o di stomaco o roba del genere, perché ha fatto il segno proprio non ce la faccio. Entra Abate. Pino, adesso è la tua grande occasione, eh? Ma questa per esempio è una si continua una brutta cosa a cercare di discutere Allegri sta facendo. No, io non lo voglio discutere. Dico che verrà discusso, penso che succederà. Ma il problema Allegri, ripeto, io lo sto difendendo dall'inizio, perché il problema non è Allegri, il problema è chi gli ha fatto la squadra è questa. Davanti non entrano in aria, e se non entri in aria è difficile fare gol, eh. Hai avuto sempre questa posizione coerentemente la mattina. Quindi ce la prendiamo con Allegri. Mi sembra che comunque da quando abbiamo cominciato il campionato, ora il Milan è migliorato, manovra meglio, però c'è sempre il solito problema. Manca il faro nella tre quarti. Pronto che per in qualche maniera ti mandi in rete qualcuno. Il problema è quello. Quindi prendiamocela pure con Allegri. Dico che un allenatore che ha vinto il campionato due campionati fa, che è arrivato secondo l'anno scorso per pochi punti, non dovrebbe comunque essere discusso dopo 4-5 partite, dopo che gli hanno venduto i giocatori migliori. Detto questo, però, se hanno già cominciato a discuterlo prima, figurati adesso se perde un derby nel quale poi gioca tutto un secondo tempo in 11 contro 10. Vediamo nell'ipotesi. Sì, fatto. Vediamo anche c'è tutto praticamente il secondo tempo. Ho anticipato un possibile tema. Certo, questo è corretto, se per caso dovesse succedere. È pronto Pereira e secondo me potrebbe uscire Cassano. Potrebbe essere una bocciatura grave, eh? Cassano. Che deve arrivare un attaccante per ragion di stato. È ragion di stato, che bocciature. Che credo che l'Inter passerà è un'inferiorità numerica, a un 3-5-1, una sorta di 3-5-1. Sono in 10.
e ora ovviamente a Milito non arriva più neanche un pallone a piangere. Però è un giocatore che però non ha fatto niente. Adesso voi interisti fate tutta partita di sacrificio e arroccamento dietro. Provincia, provincia, provincia. Come Herrera. Un po' come l'Inter a Roma nella finale di Coppa UEFA. Come Herrera, ma vi manca però Jair, Peiro, Suarez. Qualcosina. Jair, sì, cosina, un po'. Qualche classe più, via. Vabbè, qualcosa decisamente di diverso. Adesso è solo ed esclusivamente Milan, Pino, sicuramente un po' arruffone il Milan stasera, però con tanta dedizione. La volontà c'è, il gioco che viene, ripeto, siamo un bel Milan fino a tre quarti di campo e poi lì davanti è... Domanda per tutti. Manca chi detta il passaggio e chi lo fa in maniera particolare. Domanda per tutti. Vai. Cosa potrebbe fare il Milan di eventuali correttivi, visto che ora si trova in superiorità numerica, secondo voi? Pazzini. una boa lì nel mezzo che la prenda di testa. Non ne ha altre. Ce ne mica altre. Non ne ha altre, solo quella. Io lo metterei, io leverei un centrocampista e metterei Pazzini. Valeri vuole che se cose siano fatte a regola d'arte. Questo Valeri, ragazzi, è una roba. È lo zelante, Valeri. Romano, no? Sì. Roma sezione 1. Roma 1. Magari se poi ce lo ridà tutto questo tempo il peggio alla fine del primo tempo. No, ma ho l'impressione, hai visto prima.